E? Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Siamo a Monte Cimone, in realtà Monte Cimone la vetta è lì su. Siamo a Monte Creto. È un bike park naturale Monte Creto. Adesso andiamo a vedere un po' di sentieri e poi niente, vediamo come sono questi trail. Esatto. Andiamo? Andiamo. E partiamo con la Gufo. Beh, per essere un bike park, comincia pedalando. Vediamo un po'. Com'è? Terreno secco come piace a noi. Le prime impressioni, mi sta piacendo. Questa prima parte è molto scorrevole, molto veloce. Contropendenza sulla bici, ma va bene. Scusa, aspetta. Siamo partiti piano per scaldarci, come sempre. Adesso è flow, prevalentemente flow. È pieno di contropendenze, ma il terreno è molto buono. Compressione! Non bisogna guardare i colori, cioè questa è blu, ma non perché sia blu. Molto da dire, più che una discesa hanno sfruttato un pezzo di forestale per fare perdere una quantità di dislivello indescrivibile, ma va bene, puoi anche rifarti il trail perché era partito bene. Ah, è finito forse. Ah, non contano i colori qua, han detto. No, forse non è finito invece. Proseguiamo. Ok, siamo ripartiti con il trail. Inizia la parte un pochino più tecnica. Detto che diventa poi trialistica, quindi ci staremo a vedere. E via, si riparte sempre con Andrea davanti. Ancora un po' di scassatino, qualche bella curvetta e siamo fermi. Punto tecnico, occhio. Bravissimo. Attenzione qua, eh. Bellissimo il suo passaggio qua. C'è la vacante per la gara però. Che si può droppare. Bella tipo con l'appoggio e poi ci infiliamo in questa gincana tra gli alberini. Oh, oggi si può dire che ti faccio mangiare la polvere, hai presente? Ci sei Andrea? Belli salsi quelli taglienti, acuminati, quelli che se si passi di traverso sbraghi la gomma.
Qua variante hard, ma sì, dai, in calma, io tengo la distanza solo per la polvere. Qua torna abbastanza flow. Quanta sabbia c'è. È bello perché il flow è in contropendenza. Tutto. Beh, dai, l'ho anche fatta alla fine. Bravo, bravo. Ah, beh, oh. Direi che il gufo è finito e ci è piaciuto. Quindi il gufo è l'unico trail che, scendendo dalla seggiovia, abbiamo subito lì. Tutti gli altri facciamo tutta questa strada che passa di fianco al rifugio, arriviamo qui e troviamo i cartelli degli altri trail. Abbiamo The Bomb, il pino solitario per esperti, che è molto bello, The Dogs e l'Animal. Ora andremo a fare l'Animal. Non guardate questi colori, rosso, blu, verde, giallo, perché non sono i colori delle difficoltà. Tutti i trail hanno in comune questa carrereccia, 2-3 minuti così, con questa ghiaiatina. Questo tratto dei sentieri è in comune a Animal, pino solitario e The Dogs. Animal Trail. Dicono essere il più flow, andiamolo a vedere. Per ora sta mantenendo la promessa. Curva stretta, no, neanche tanto, dai. The Dog va a destra, di qua, l'Animal invece sale di qua. Allora, dritto, pino solitario, sinistra, giù di qua, ecco. Ah, finalmente si entra nel trail. Questo è bello flow per adesso. Continua per di qua. Bello sto pezzettino, eh? Tutto guidato. Vai giù, direi, sì. Passaggio in un campo perché avevamo finito i boschi. Rudere. Bello, da completamente flow ti parte un passaggio così. Ecco Marco che arriva. Zium.
Non devi frenare! Sono bellini sti passaggi qua. Marco lo affronta con impavidità. Vai. Perfetto. Si prosegue. Bello perché è tutto flow. Poi da un momento all'altro ti arriva il passaggio tecnico che non te l'aspetti se non la conosci. Curva strettissima. Wall. Qua dove siamo? Dentro la fiume? Ah sì. Praticamente si attraversa il fiume. Bello. Attenzione Marco! C'è gente! Piano, 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 piano. Ciao, ciao, ciao. Pino solitario. Tre per esperti. Andiamo a vedere com'è. Marco è partito frizzante. Sì, sì. Partito bello frizzante Marco. Ci piace frizzante. Esatto. Di calma, bravissimo. Controllala. Perfetto, va bene, va bene. Guarda avanti, guarda l'uscita. Giù. Allora, questa è una discesa dove si parla poco, perché bisogna stare un po' lì con la testa ed è abbastanza impegnativa a livello fisico. Ricordiamo, è un trail per esperti. Ciò non vuol dire che io sia esperto, ma comunque almeno diciamo che dell'esperienza le 8 ce le siamo fatte. Ciao. Ciao. La forestale per riposare un po' le mani e le braccia per poi ributtarsi nel pino. Ora passiamo proprio di fianco all'albero che dà il nome al trail. È più facile quella lì, sì, perché esci dritto. Ah ok, infatti dicevo, quando è che inizia? Allora, siamo sempre qui sul pino solitario, in un altro pezzo tecnico. Bisogna stare attenti perché oltre al fondo con i sassi smossi si passa nei punti parecchio polverosi. Però è un trail veramente magnifico. Trail, lo ricordiamo, adatto a biker esperti o quantomeno navigati. Yeah.
però lo vedete tutto spucciato perché domani ci sarà la gara di MTB. Comunque è tutto ben indicato, è impossibile perdersi con o senza le tutte. Allora, Monte Creto promosso? Promosso a pieni voti, le discese sono tanta roba. C'è solo qualche piccola pecca, ma quello purtroppo... Allora, una, secondo me, è il trasferimento. Per arrivare alle discese c'è... Cosa sarà? Un chilometro abbondante? Un po' meno, forse. Saranno 300 metri di salita, non di dislivello. No, di salita. E poi saranno mezzo chilometro, forse, in discesa. Anche dai. Sì, qualcosina in più in discesa su ghiaia, una ghiaia. Strada forestale. Però... le discese sono di là, valgono la pena. Ne abbiamo fatte 3-4, ma una l'abbiamo ripetuta, esatto. Perché il gufo è l'unica che parte sotto la seggiovia, esatto. L'unica più o meno comoda, le altre sono da spostarsi un po', ma niente di che. Sì. Pino solitario solo per esperti, ma però in tanta realtà roba. Diciamo che con un po' di, se uno ha già un po' di tecnica e di minimo di esperienza, si affronta. Sì. Magari ci sono dei passaggi che sono un po' impegnativi, si spingono, ma si affronta quasi tutto. E poi, l'animal trail, completamente flow. Bello. Sicuramente è un posto da tornarci dopo che ha piovuto. Sì. Quando il terreno è umido. Trail belli lunghi, quindi promosso. Sì, promosso. Dai, alla prossima. Ciao. Ciao. Rosso, giallo, blu, i colori power. Merda. Vai. È un po' più scorrevole, oddio, è un po' più scorrevole, ormai mi ribalto da fermo. Attenzione.